Sa perché le principesse appassionano ancora tutti, qualunque cosa facciano, si pensa che vivano in un mondo di leggenda, in un mondo quasi reale, ma è proprio vero, qui c'è una principessa vera, Ira Fürstenberg. Allora, prima di cominciare l'intervista io le faccio una domanda, e che è la domanda che penso che quanti ci vorranno seguire si aspettano più le faccia. Lo sposerà o non lo sposerà? Mamma mia, quante volte me l'avete chiesto? Mi riferisco al principe Ranieri, eh? Sì, sì, me l'immagino. Quante volte me l'avete chiesto? Comunque, senta, le posso dire che siamo molto amici, spero che rimarremo amici per tutta la vita, nel futuro, e non credo mai che ci sposeremo. Mai? Così adesso ho capito. Ma da qualche parte ho letto che lei avrebbe dichiarato, però qualunque donna chiaramente desidera sposare uomini così brillanti, intelligenti, potenti, era, sì. Però non c'è riferimento a questo. Credo che tutte qualunque le donne, donna. Qualunque donna cerca quello, quindi, non creda lei. Lo smentiamo. Ecco. Non è che poi dopodomani me lo conferma. No. Allora, io ho detto le principesse vivono fuori dalla realtà. Io so, appunto, vorrei conoscerne una e presentarla ai nostri telespettatori. Lei come ha vissuto l'infanzia? Com'è l'infanzia di una principessa? Io immagino che sia da bambina ricca, viziata, elegante. Sì, sì, sono stata molto viziata da bambina, questo non c'è dubbio. Ma dove hai studiato? Sono stata in Inghilterra quando avevo 10 anni, mi hanno mandato in un convento severissimo. Collegio? Terribile, di suore. In Inghilterra, dove non parlavo una parola assoluta di inglese, ho dovuto per 3 mesi cercare di farmi capire. E si sentiva sola? Sola e triste, ho pianto quasi per 3 mesi, dopodiché dopo 3 mesi ho imparato benissimo l'inglese e oggi lo parlo benissimo, grazie a quell'epoca. Ma i suoi genitori non li vedeva? No, sono venuti una o due volte, forse così, durante i primi 3 mesi e poi venivano una volta ogni 3 mesi, perché sono dei terms, 3 mesi, 3 mesi. E si sentiva la mancanza? Sentivo la mancanza del calore, perché l'Inghilterra era fredda, perché non parlavo, perché non capivo niente, ero fuori dal mondo, hai capito? Ed era perché cercava calore che a 15 anni si è sposata. Lei si è sposata a 15 anni. Ma forse perché ho sempre avuto il senso dell'avventura. E il matrimonio forse era un'avventura nuova. Era innamorata? Sì, gli volevo bene, l'innamoramento a quell'età, non so, sì, gli volevo molto bene, mi era molto simpatico. Poi tutti mi dicevano sempre, ah, è un uomo stupendo. Allora sai, l'influenza degli altri, poi lo vedevi che ti faceva la corte, che ti mandava lettere di innamorato, fiori, queste cose qua, a cui io non ero abituata. Lui era molto più grande. Aveva 17 anni. E a 16 anni era già mamma? Sì. Quindi lei ha un figlio grande. 31 anni, uno di 31 e l'altro di 28. Di 28. E si sentiva mamma? Beh, mamma, certo che mi sono sentita, non è che uno fa un figlio e non si sente mamma, però chiaramente con delle curiosità di fare altre cose, non ero solo dedicata a voler fare la mamma, non credo. E i bambini risentivano di questo suo desiderio di fare altre cose? Beh, non lo so, perché purtroppo io non è che li ho avuti molto, li ho avuti solo 5 anni e dunque quando erano piccoli non è che avessero questi sentimenti. Poi dopo ho avuto grossi drammi perché ho lasciato mio marito e mi sono sposata con un altro, dunque l'età tra i 5 e i 9 non li ho visti molto. Lei da ragazza ha sempre avuto uomini più anziani, sì, molto giusto, più anziani, giusto, come sì. Mai? Perché forse piacevo più agli uomini anziani, non lo so. Adesso invece dice mi piacciono più i giovani, vero? Ma dipende, sì. Dipende. Lei poi a un certo momento della sua vita è entrata nel cinema. Giusto. Ecco, sì. Perché? Perché avevo voglia, perché mi volevo fare qualcosa. Ero arrivata a un'età dove avevo avuto 2 matrimoni, avevo 2 figli che non vedevo molto e volevo occuparmi, fare la vita mondana giusto così a Parigi. Era la principessa ricca annoiata che voleva? No, non era quella, era qualcuno che voleva crearsi qualcosa suo, di se stessa, voleva fare qualcosa che fosse al di fuori da quello che lei aveva avuto nella sua nascita, per cui volevo fare qualcosa e Dino De Laurentiis mi ha proposto Matchless. E allora eccomi qua, partita nel cinema in questa avventura per 10 anni. Ma la trattavano da principessa? Beh, era un miscuglio, era un miscuglio, era un po' la principessa, oddio, che crede questa, che sa fare qualcosa. E poi dopo ogni tanto invece venivano, ah, la principessa come brava, queste cose qua. Cioè avevo i due. Ma lei propri. Piace essere chiamata principessa? No, me ne frega. No. Ma da ragazzina neanche? No. Mai, no, proprio no, niente? No, perché no? Ma perché non è una cosa che io ho fatto, non è una cosa che sono nata perché mio padre era un principe, sono diventata principessa, ma non è una cosa che io ho creato, non è una cosa che io ho fatto. Penso non è il mestiere di principessa? No, non ho un mestiere, non è che ho un principato che devo gestire o fare qualcosa, per cui una principessa almeno come tante altre. Ma che non sposasse Ranieri. Ma questo abbiamo già discusso. Abbiamo già stabilito. E andando più avanti, cioè a lei a un certo momento ha lasciato anche il cinema, perché?
perché non riuscivo a fare delle parti di qualità, trovavo che ci andavo sempre più in basso, che andavo facendo dei film di seconda, e allora era una grossa fatica, una grossa angoscia, e dicevo cosa vado a fare, continuo a fare questi filmetti che saranno sempre peggio, allora ho detto basta. E si è messa nel mondo degli affari. Esatto. E come ha fatto? Beh, perché mi hanno proposto a quell'epoca, se volevo occuparmi di Germain Montel, che era una cosa di cosmetici, poi mi hanno proposto di occuparmi del profumo di Valentino, e poi da lì nasce cosa, sono stata a vivere a Ginevra, ho conosciuto molta gente d'affari, e allora mi hanno detto, ma lei che ha molti contatti un po' in tutto il mondo, perché non cerca di fare delle cose, tipo mettere in contatto una persona con un'altra, queste cose qua, e poco a poco sono entrata in questo mondo. Adesso che lei mi chieda specificamente che affari faccio, è complicato. Però lei ha detto una volta, io faccio grandi affari perché riesco a parlare con un ministro, con un capo di Stato, con un grande industriale, con maggiore semplicità di una diciottenne, anche se sto ingrassando. Cosa vuol dire? Con più simpatia, perché io ho il senso dell'umore. Perché io credo che ho, sì, perché mi piace molto ridere, e poi non prendo la vita sul serio, sono molto, diciamo così, sulla vita la prendo ridendo. E allora questo piace a della gente che prende tutto molto sul serio, all'improvviso una persona vicina a loro che è completamente diversa, che prende tutto sul ridere. E allora credo che questo colga. Questa battuta io stavo ingrassando, perché lei ha un problema, anzi, perché fa tante diete, no? Lei è andata spesso a Biarritz, dove c'era Ranieri, però non c'entra niente. Esatto. Sì, sì, io ho fatto molte diete, sempre avuto questo problema da quando sono giovane. Ma perché vuole tenere questo? È importante nel mondo degli affari avere l'immagine sempre di... Beh, ma per una donna, quando vai a comprare un vestito che non c'entri, quando vedi le altre donne magre, ti incavoli, poi dici gli uomini mi troveranno un bidone, per carità, allora hai voglia di essere magra. Che cosa l'ossessiona di più del suo fisico? Del mio fisico? Sì. Certamente un po' il fatto che sono tonda, mi ha sempre dato molto fastidio, il fatto delle mie tondezze non mi sono mai piaciute. E che cos'è che non mangio? Per... Beh, cioccolatini che io adoro, la cosa che a me piace molto. E deve rinunciare. Sì, io adoro le cose dolci. Lei è stata eletta anche due volte la donna più elegante del mondo, sì, del Best sono stata eletta due volte. Che cos'è l'eleganza per una donna? Cioè, voglio dire, molti dicono, beh, è facile, è ricca. No, l'eleganza secondo me è essere vestita giusta al momento giusto, nel vestito, nel modo. Poi è un allure, un modo di essere, mai essere troppo vistosa, allo stesso tempo avere la cosa che insomma sia giusta in quel momento, quello forse è la vera eleganza. E poi un modo di muoversi, un modo di parlare, anche l'eleganza non è solo una questione di vestito, è anche un atteggiamento, direi. Sì, è una domanda che io ho già fatto, la faccio anche a lei. Lei prima va a dormire svestita, in pigiama o in camicia da notte? Nuda completamente. Sì. Come mai? Ma perché io da tanti anni dormo nuda, a meno che ho male alla gola o qualcosa del genere, allora mi vesto. Neanche una goccia di profumo? No, non faccio Marilyn Monroe, lei quello che voleva. No. Senta una cosa, ha mai pensato, e se fossi nata povera? Sì, ci ho pensato, però siccome non lo sono nata, come faccio a risponderle? Non potrei dirle una cosa che non conosco, purtroppo avrei dovuto mettermi in quelle condizioni, ma da bambina sono stata molto viziata, per cui nata povera avrei dovuto rinascere per poterglielo dire. Ma non è mai capitato per caso, proprio per caso, di viaggiare in un treno di seconda classe? Sì, tutto questo mi è capitato e non mi piace. Non le piace? No. Perché non le piace? Perché a me piace il comfort, non è che mi piace il lusso, quello che devi farti vedere, la Rolls Royce o il zibellino, no, mi piace star comoda, ecco. Mi piace avere un posto dove posso sedermi comodamente, mi piace le comodità, un bagno fatto bene, queste cose qua. Quindi è un disastro? Un disastro. Speriamo in bene che non vengano i russi. Ecco, ma come mai hai viaggiato in seconda classe? Sì, io ho viaggiato tante volte, ma non è che mi piace. Hai viaggiato, ma perché? Come mai? Ah, perché mi succede, delle volte prima di tutto non c'era posto in prima classe, tante volte ci sono gli aerei che non hanno anche la prima classe, succede questo. Quindi direi che tutto sommato preferisce vivere come la leggendaria principessa. No, vivere comoda, non vivere leggendariamente principessa, non è che mi interessa avere questo show, perché c'è tanta gente a cui piace lo show per farsi vedere, a me piace il comfort, che è un'altra cosa. Ma lei ha mai cucinato? No, non so cucinare, non so neanche guidare, guardi, le dico tutti i miei difetti. Ha mai vissuto senza la donna di servizio? Sì, quello ma male, però c'ho male. Sì, male, però non sono molto brava. Ma com'è la vita sua? Cioè lei si alza al mattino, cosa succede? Ecco, è difficile,
perché la mia vita è sempre diversa, cambio, non è che faccio sempre le stesse cose. Io mi alzo molto presto, in generale telefono, a volte vado a fare delle passeggiate perché io adoro camminare e poi da lì si sviluppa quello che devo fare in quella giornata. Poi viaggio molto, sono sempre in posti diversi perché ogni giorno è molto diverso dall'altro, perché non le posso fare uno schema sulla mia vita, è complicato. A me hanno detto, io dovevo invitarla qui, no? E sì. Telefono, però se attendo se riesce a trovare la linea libera, perché il suo telefono è sempre occupato, perché? Che succede? Ma non so, perché tutti mi chiedono qualche cosa, lei riderà, ma uno mi chiede una cosa di un tipo, un'altra di un'altra, allora questo mi coinvolge a fare 10.000 telefonate in tutto il mondo, capito? Sempre per affari? Per affari, a volte anche cose personali, ma meno, diciamo, beh, molto per affari, sì. Vabbè. Quindi lei è di quelle persone che dice, faccio la telefonata, però un minuto al telefono mi deve rendere quanto? No, non sono così una mala, sono ancora latina, rimango sempre con le mie idee, di fare le telefonate anche perché mi fa piacere a volte. Ma non si considera una si considera più manager o più principessa? No, forse una donna d'affari, ma non mi considererei una manager, diciamo, quelle giuste che fanno oggi tutto il giorno un ufficio, che si occupano dell'azienda. Una manager che fa delle cose diverse, che uno ha bisogno di un certo tipo di vita e viene da me, un certo tipo di contatto, ecco. Quindi principesse moderne praticamente fanno. Non lo so, questo è lei che lo dice. Non so, domanda. Ma non lo so, dipende, forse. Sì. Ma lei anche per Monte Carlo credo che organizzasse. No, non organizzo mai nulla. Senta, concludendo, a lei preferisce essere Ira? Ira, io trovo che è un grande vantaggio che tutti ti conoscano come Ira. Questo secondo me è l'unico successo che io ho avuto in vita mia, nessun altro. Perché il fatto che il mio nome, invece di Fürstenberg, che Ira rimanga il nome giusto, e questo a me fa piacere. Infatti un mio amico un giorno mi disse, sei riuscita a farti conoscere come Ira, e quello è importante. Quindi via la principessa. Via tutto. Vabbè, una donna, vabbè, anche lei. Va bene, un applauso. Grazie.